Ciao amici, con questa serie BS vuole portare a voi un così ricordo di questi video che ha fatto la scorsa primavera per allietare la serata dei soci, amici, sostenitori e così voleva riproporveli per accompagnarvi ancora con qualche ora di intrattenimento, parlando sempre di bonsai e così dandoci ancora un'altra volta l'opportunità a noi istruttori che abbiamo partecipato all'iniziativa di farci conoscere, far conoscere noi, far conoscere le nostre attività. Spero che vi piaccia questa iniziativa e spero che possiate così darci motivazione per continuare con altre nuove serie, altri nuovi video. Vi lascio in compagnia del collega e amico Roberto Nogherotta che ci parlerà dell'importanza dell'acqua e dell'irrigazione. Buona visione, ragazzi, e alla prossima. Bene, ben ritrovati tutti. Stasera abbiamo il nostro Roberto Nogherot che con la sua enorme simpatia ci parlerà di un tema molto importante, sull'irrigazione. Roberto è un istruttore IBS che opera nella zona di Aviano, ecco, Pordenone per intenderci, e ha un suo gruppo scuola, un gruppo dove tiene lezioni appunto in quella zona. E lascio la parola a lui, così ci potrà, ecco, illuminare sulle tecniche di irrigazione e quello che ha è la sua esperienza, ecco. Sì, Grazie Roberto. prego. Allora, buonasera a tutti, grazie a Luca per la presentazione. Ho scelto di parlare di irrigazione perché i miei colleghi sono molto più spigliati su altri tipi di spiegazione, sulla potatura, su conifere, sulle latifoglie. Ho voluto fare una lezione. Questa lezione l'ho scelta per fare in modo da collegare tutta l'Italia, perché l'irrigazione va bene sia in Nord Italia e va bene anche in Sud Italia. È chiaro che in Nord Italia l'irrigazione viene fatta in un certo modo, in Sud in un altro modo. Cioè, perché questo? Perché il Nord, essendo un clima più mite, serve meno bagnature. Invece al sud, essendo molto caldo, probabilmente, non lo so, ma probabilmente sarà da aumentare il tempo e aumentare anche le bagnature. Detto questo, io partirei subito con la lezione. La prima slide è... Eccola qua. Irrigazioni. Le basi delle irrigazioni. Giustamente serve anche una foto mia perché devo cominciare bene. Questo è un mugo che ho raccolto tanti tanti anni fa e prossimamente, se Arco ce lo permetterà, lo porterò a Arco. L'altra slide e avanti. Ecco qua. A cosa serve l'acqua? Uno, è fondamentale per la sopravvivenza delle piante e serve da vicolante per meccanismi fisiologici. È importante sapere gestire non solo la quantità, ma anche la qualità dell'acqua, come si parlava con Stefano all'inizio. Tre, le caratteristiche dell'acqua sono la durezza e il pH. Cos'è la durezza e il pH dell'acqua? Esistono varie unità di misura per la durezza dell'acqua. La più utilizzata è quella in gradi francese, quella più utilizzata nel mondo. Per esempio, l'acqua piovana ha un grado di durezza adeguato alla maggior parte delle piante, quelle che sono in natura, quelle che sono piante in giardino, anche se non c'è l'impianto irrigazione, stanno sempre bene le piante. L'acqua dell'acquedotto, invece, ha una durezza molto elevata, compresa tra i 15 gradi e i 50 gradi. Lo si nota, dagli aloni bianchi da calcare che si depositano sui fondi dei vasi. A meno che non si ha, come diceva Stefano, delle grosse tinozze che raccolgono l'acqua piovana e bagnare i nostri bonsai in quella maniera lì sarebbe perfetto. Questo significa che dobbiamo verificare la durezza e tenere conto per il pH del terreno. Come la verifichiamo? È molto semplice. In tutte le agrarie o su internet, su Amazon, che sono andati a vedere l'altro giorno, hanno dei test disponibili per misurare sia la durezza che il pH. Viene 21-22 euro.
Infine, come tutte le sostanze liquide, anche l'acqua si misura attraverso il pH, in genere neutro, valore 7. Manuel, il grafico grande. Ah, boh, vabbè, ok. Un attimo. Eccolo qua. Ecco, abbiamo questa scala del pH che può spiegare lo 0 e il 14. Il 7 è neutro. Tutto quello che c'è sotto è acido, tutto quello che è sopra è alcalino. Ci sono domande? Vado avanti. Alla fine. Ecco perché il percorso è lungo. Ok, perfetto. Allora, la mia scelta, per mancanza di tempo, io ho dovuto montare un impianto di irrigazione automatica e gestire a remoto. Questa è quella mia scelta. Adesso vediamo se con la freccetta arrivo a farvi vedere. No. No, boh. Allora, è un schemino dell'impianto che ho fatto a casa mia. La riga verde, la riga rossa e la riga gialla. La rossa invece è nebulizzazione. Quella parte lì di sera, praticamente io ho messo dentro delle specie di bonsai che soffrono dell'aragneto rosso. Con la nebulizzazione vado a battere il aragneto rosso. Praticamente non l'ho mai avuto perché... quando si bagna con nebulizzazione, si abbassa la temperatura subito e il ragnetto non lo sopporta. Perciò raramente ho avuto problemi di ragnetto rosso, anzi posso dire che non l'ho mai avuto. Invece dietro, dove c'è la riga viola, blu e rossa, coltivo altri tipi di piante. È più soleggiato, perciò coltivo olivi, piante mediterranee e altre piante che non hanno grossi problemi, tassi. E come ho cominciato? Allora, sulla parte davanti dove c'è la riga rossa, quella lunga, ho portato un tubo di polietilene da 3/4 e un tubo invece sulla parte dietro da 3/4, dove io mi sono collegato con i tubi che adesso vi faccio vedere la slide. Eccoli qua. Tubo da 3/4, questi qua sono quelli da 3/4. Esatto. Questo qua mi corre dappertutto su tutta la sera. Io non ho chiuso gli anelli. Cosa vuol dire chiudere gli anelli? Quando io mando una linea per irrigare, sarebbe bene che ci sia un ritorno e chiuderla, in modo che quando viene erogato l'acqua, l'acqua arriva su tutti gli ugelli nella stessa quantità di acqua. Io questo non l'ho fatto sulla mia, perché avendo 8 atmosfere, ho veramente tanta pressione, non ho avuto bisogno di chiudere gli anelli, anzi ho dovuto chiudere le teste perché mi scoppiavano. I pezzi che si vedono qua, quelli in alto sono quelli che servono per collegare sui tubi di polietilene, quelli sotto sono per collegare il tubo che si trova in alto a sinistra. Quello sotto invece, quello da 20 metri, sono i tubicini che vengono collegati direttamente al tubo. Ogni bonsai ha uno o due ugelli, che adesso vi faccio vedere le slide. Eccoli qua. Questi sono i irrigatori. Alla mia destra dello schermo ci sono dei irrigatori a pioggia, che fanno un piccolo ombrellino, dove io posso regolare l'erogazione dell'acqua, che si vede in alto sulla sinistra in alto. In mezzo ci sono dei gocciolatoi, che a goccia, invece sotto in basso sono quelli che uso per la nebulizzazione. Anche quelli portano via tanta pressione, i nebulizzatori. Dovete vedere bene quali usare, perché ce ne sono una marea in commercio. Perciò vi consiglio di fare le prove prima di metterle dappertutto. Ma per quello che io, la mia esperienza, la nebulizzazione è molto importante. La centralina. Una volta fatto l'impianto del mio giardino,
ho dovuto scegliere una centralina. Io ho scelto una centralina, leggiamo, esistono vari tipi di centraline di irrigazione, le singole, il primo disegno sulla destra, semplicissime, on, off, o con più zone, la prima che si vede che si può anche regolare. Due, di queste esistono di tre tipi, accensione e spegnimento off, off, come dicevo, manuale, accensione e spegnimento programmazione orario, o complesse, programmazione orario, wifi, gestione remota. Questa è quella che ho scelto io. Io ho scelto in base alle mie esigenze, chiaro, gestibile anche a remoto. Io praticamente, vediamo la slide, eccola qua. Questo è il mio impianto. Allora, sul disegno abbiamo un router che ho dovuto assolutamente metterlo perché non avendo connessione a internet ho installato il router con la schedina. In modo che posso comandare wifi, avendo 6 elettrovalvole posso comandarle tutte quante. Il router mi permette di comandare e gestire l'irrigazione con un'applicazione sul telefono anche a distanza, perciò piove troppo e dal telefono io posso gestirmelo e togliere l'irrigazione, è troppo caldo posso aumentare l'irrigazione sempre tramite il telefono. Questo lo switch che c'è sopra, che si legge switch, quello lì serve solo per aumentare le porte del router se uno vuole collegare delle telecamere, perché tramite il switch io posso collegare la telecamera e vedere anche il mio impianto se funziona oppure non funziona, se bagna abbastanza oppure no. Basta, già del tutto. Adesso vi faccio vedere un video, adesso per esempio come funziona a remoto. Dimmi Stefano. Sì, questa io parlo per la mia, è una mia scelta questa. Chiaro. Sì, è chiaro che se uno ha 10 piante a casa o 20 piante, è chiaro che è sempre un piacere bagnarle. Io parlo che ho dovuto fare un impianto perché io faccio un altro tipo di lavoro, sono molto spesso via e se vado via anche una settimana, io posso controllare anche tutto quanto anche quando sono via. Soprattutto quando vai in vacanza, Stefano. Sai, i primi anni Stefano, quando si andava in ferie si combinava sempre con l'amico, il vicino, però al ritorno c'è sempre qualcosa che non va, perché loro dicono sì, sono capace, e dopo ci sono problemi, perché sapere bagnare è la cosa più difficile che c'è, perché la bagnatura che noi diamo alle nostre piante, noi conosciamo le nostre piante, noi sappiamo quanta acqua dare alle nostre piante, e purtroppo affidare le nostre piante a altre persone a volte è molto molto difficile. Sì. Eccolo qua. Questo è quello che vedo io sul mio cellulare. Programma A, programma B. Ho messo l'orario. Dopo vi spiego anche perché ho scelto di bagnare alle 8:30.
la durata dei minuti per ogni linea, per ogni elettrovalvola. Le mie sei zone, comanda manuale, perché posso anche bloccare tutto e bagnare manualmente all'occorrenza. Ok, mettimi in... sì. Arrivo, un secondo. Eccomi qua. Allora, io ho spiegato velocemente la mia scelta per la quantità di piante che ho e per il poco tempo purtroppo che dedico al bonsai. Ho scelto di bagnare alle 8:30 fino a giugno, circa metà giugno, perché bisogna stare attenti che quando noi facciamo impianti di irrigazione, quando comincia il caldo scalda anche l'acqua sui tubi, perciò quando noi eroghiamo l'acqua non viene subito fresca, perciò è molto importante erogare l'acqua leggermente di più. E io ho scelto alle 8:30 perché, verificando proprio sul posto tanti anni fa quando avevo cominciato, che quando viene fuori l'acqua alle 8:30 l'acqua è già un po' più, non è calda, diciamo che è intorno ai 23 gradi. Perciò 23 gradi dopo un paio di minuti diventa subito, si abbassa subito a 19-15 gradi. Di conseguenza le piante stanno bene. Se invece noi non facciamo attenzione a questa cosa qua, che bagniamo o troppo presto o bagniamo nelle ore troppo calde, ci può essere dei problemi, perché l'acqua calda sulle piante non è che sia il massimo. E sti ultimi due anni ho riscontrato un po' di problemi nel mezzo di luglio e agosto, perché il caldo picca direttamente in una maniera impressionante e perciò una bagnatura non è più sufficiente. Questo da due anni a questa parte, sulle mie zone parlo, e di conseguenza io ho dovuto aumentare la bagnatura. E cosa ho fatto? Ho fatto 8:30 e 8 di mattina, in modo che ha un 6-7 ore di riposo, che fa ora a andare giù l'acqua, e alle 8 mi riparte la bagnatura, così con due bagnature arrivo a arrivare alla sera di nuovo. È importante di stare attento all'acqua calda nei tubi, l'unica cosa che bisogna stare attenti. Stefano, io penso di aver detto per il discorso che mi avevi chiesto tu per il calcare, chi è collegato. No, guarda, un impianto di irrigazione per 100 piante, io penso che con 300 euro fai tutto, perché ci sono delle ditte, dovete sapere che tutto quello che riguarda l'irrigazione viene fatto in Israele e dopo viene a step venduto a destra e a sinistra. Io vi consiglio di andare su dei negozi di rivenditori di idraulica, dove vendono solo materiali idraulici. La stessa cosa che vende, per dire, una marca famosa che è la Klaber o altre marche, che su ogni zona d'Italia ci sarà una marca famosa, non comprate direttamente da quelle lì, andate sui negozi di idraulica. Sui negozi di idraulica vendono gli ugelli a 50 pezzi all'uno, a dei prezzi irrisori, cioè per dire 10 ugelli costano 9,80 euro, 50 ugelli su un impianto, su un rivenditore idraulico viene a costare 25. Io vado solo lì a prendere le robe, e anche componistica, cioè lo trovo molto più economico, provate e vedete. Comunque una centralina adesso, i prezzi si sono abbattuti. Una centralina semplicissima mi viene che viene 27,80. Sono sicuro che su Amazon o internet costerà ancora meno. La mia centralina viene intorno ai 200 euro, 270 euro. Ma io ho incorporato anche le telecamere dentro. L'acqua.
Allora, i primi anni ero un po' in difficoltà io, perché vedevo che c'era qualcosa che non andava. I primi 5 anni ho coltivato come tutti quanti. Dopo ho fatto delle prove per il calcare, per l'acqua e per l'assorbimento anche del concime questo. Intanto sui terreni io uso zeolite. La zeolite dentro sul terreno io vedo che funziona in bomba, non una percentuale grandissima, è chiaro questo. Un'altra prova che ho fatto è la kadama cotta. La kadama cotta su un forno qualsiasi diventa tipo, se provate con la calamita, vi si attacca sopra e fa da veicolante. Così quando io vado a bagnare, e più si bagna e più bisognerebbe concimare. Io penso che tutti lo sanno questo. È chiaro che con i piani di irrigazione, bagnando così spesso, è chiaro che bisogna fare spesso, volentieri, acidi umici, micro e macro elementi. Questa è la base della concimazione. Un'altra cosa importante che io ho scoperto dopo, ripeto, un po' di anni, è il carbone vegetale. La carbonella che si fa, la griglia, l'ho provata a macinare, l'ho macinata in varie grammetrie, come la terra, e la mescolo insieme al terreno. E io ho degli ottimi risultati. Ripeto, coltivo al nord io. Non so se la stessa cosa può funzionare al sud, però io vedo che con pochi euro, perché mi pare che costa 3 euro un sacco di carbonella, sul fondo dei vasi io uso sempre la carbonella comunque come filtro, sempre. Un'altra cosa, se uno non ha tanto fiducia o ha paura di provare, benissimo, appoggia la carbonella sul terreno del bonsai e ogni 40 giorni lo cambia e vedrà i risultati. Li bloccherà il calcare sicuramente all'80%. È una chicca questa, questa è una chicca. Tutto organico, io uso organico. Si potrebbe fare fertilizzazione, però per la fertilizzazione una gran parte dei prodotti sono chimici. Sono pochi i prodotti organici. La fertilizzazione va bene? Dovrei fare... È una domanda intelligente la tua, perché fertilizzazione praticamente bagni tutti i bonsai, ma non tutti i bonsai hanno bisogno della stessa quantità di concima o di quel concime. Perché ci sono dei bonsai che hanno bisogno di mantenimento, dei bonsai che hanno bisogno di spingere. Perciò preferisco ancora a concimare pianta per pianta. In modo, per esempio, non so, ho dei silvestri che sto lavorando sulla grandezza degli aghi. Non posso andare di azoto, né chimico e né organico. Non ho bisogno di fare dei aghi lunghi così. Io ho bisogno di fare gli aghi piccolini. Perciò quello si fa solo attraverso una concimazione ben, ben precisa. Sì, anche liquido. Tutto goccia a goccia. No, no, goccia a goccia, sono dei irrigatori. Perché ti faccio vedere? Eh sì, dipende dal vaso, Stefano. Ho dei vasi grandi, ne metto 4. O 3, o 2, o 1 se la pianta è piccola. I soin, per esempio, i soin e i mame, ecco qua, alla mia destra, eccolo qua, alla mia destra ci sono i irrigatori che io uso. La testa si avvita o si svita? Più la sviti, più eroga acqua e più fa l'ombrello largo. Più la stringe, più si stringe il raggio di azione dell'acqua. Invece quelli sotto singoli sono goccia a goccia. Quelli va bene per mughi, va bene per ginepri, dove il goccia a goccia bagna, ma credimi,
bagna in maniera corretta, non esagerata. Invece su altre piante uso quei altri, come ti ho detto, a ombrello. Dopo ci sono quelli che si vede sulla foto a sinistra in alto, così bagna. A pioggia, ma quando vedi che tu apri, vedi proprio una piccola fontanella precisa che ti bagna sul vaso, che tu puoi allargare il cerchio o stringere in base al vaso o al base della superficie che devi bagnare. La tubatura principale, com'è, scusa? Ah sì, io bagno 10 minuti per ogni elettrovalvola, scusa. I primi 2 minuti sono per abbattere la temperatura dell'acqua e gli altri sono per bagnare vero e proprio. È chiaro che quando si fa un impianto di irrigazione e piove, vicino alla vostra centralina si può montare un bicchierino che è un sensore di pioggia. In base all'intensità della pioggia, l'impianto si ferma oppure riparte. Sì, Stefano, volevo chiedere una cosa a Roberto. Roberto, hai mai provato a innaffiare nelle ore più calde della giornata, tipo verso le 14, allora, le 15 durante l'estate? Allora, io ho annaffiato anche a mezzogiorno, per dire, però fino a una temperatura di 25-26 gradi. Quando c'è troppo caldo, ho visto che non va tanto bene. Le conifere sì, puoi farlo sempre conifere. Altre piante ho visto che devo stare attento, tipo i aceri, latifoglie, se resta le gocce di acqua mi fa effetto lente e mi brucia la foglia. Ho capito, grazie Roberto, perché per esempio io... anche qui da me, qui a Bari, insomma, l'estate è parecchio calda e innaffio nelle ore più calde della giornata, verso le 14, le 15, proprio per smorzolare quell'effetto appunto del momento della giornata più critico, in cui sostanzialmente le piante arrivano ad avere una poca riserva idrica e quindi innaffiare in quel momento lì vado a riprendere un po' le loro riserve idriche, inoltre abbasso la temperatura. Però c'è da dire una cosa, ed è un consiglio che io, quando qualcuno mi chiede quando si innaffia, quando è il momento più adatto durante la giornata per innaffiare le piante. Diciamo che per innaffiare nelle ore più calde della giornata bisogna adeguare e abituare le piante a ricevere questo sbalzo termico già dalla fine di aprile e primi di maggio. Quindi Perfetto. Nelle ore più calde, da ora sostanzialmente o poco prima, abituare le piante a innaffiare nelle ore più calde per poi chiaramente adeguare lo shock termico nelle ore più calde, nei momenti più critici che sono di luglio e agosto. Quindi una cosa che non bisognerebbe mai fare, se uno decidesse appunto di innaffiare nelle ore più calde, è di partire da un giorno all'altro nei mesi più critici. Quindi per esempio a luglio e agosto decido io innaffio oggi alle 14, non lo fate perché è un problema. No, anche solo perché... se chiaramente abbiamo abituato le piante precedentemente a subire questi sbalzi termici che poi chiaramente sono sempre più frequenti, sempre più forti, e poi arriva luglio-agosto che è il periodo più critico, quindi le piante sono abituate e ricevendo quest'acqua nel momento più caldo della giornata abbassano la loro temperatura e notate che sostanzialmente migliorano la loro fotosintesi anche perché durante le ore più calde della giornata le piante tendono a chiudere gli stomi per evitare appunto di perdere vapore acqueo. Una cosa molto importante di farlo in quel momento è quello di garantire alle piante di aprire gli stomi nel momento più critico della giornata e quindi continuare a respirare. In poche parole, quando le piante aprono gli stomi e quindi continuano a respirare nel momento più caldo della giornata, continuano anche la crescita, quindi continuano ad allungare i germogli. Chiaramente parliamo di allungamenti minimi,
e quindi l'effetto benefico di quelle, di quel tipo di irrigazione è su più fronti sostanzialmente. Quindi idratazione, abbassamento della temperatura e anche continuare a respirare, a svolgere le proprie funzioni. Quindi ecco, la scelta di tua, di Roberto, di innaffiare nei due momenti in estate che indicavi, cioè le 8:30 mattina e sera, chiaramente è riferito, come giustamente facevi notare, anche al luogo in cui tu coltivi e vivi, perché conosco molto bene la tua zona, è una zona anche umida, è vero che fa molto caldo, ma è molto umido, quindi le piante è vero che hanno delle perdite perché fa caldo sostanzialmente, però è anche vero che l'umidità atmosferica non fa sì che le piante vadano in forte sofferenza, per cui ecco, può essere una soluzione molto buona. Mentre in altre zone bisogna trovare appunto dei compromessi in altre zone geografiche. Sì, dopo se tu coltivi su conifere per accorciare il lago, non è che puoi andare sempre lì a bagnare, cioè se lavori sul lago si sa già che bisogna stare un po' indietro con l'acqua, perciò la scelta di bagnare la sera è una scelta anche per una certa coltivazione. È chiaro che sulle mie conifere avrò uno o due ugelli, su altre piante ne ho 3-4 in base all'essenza, in base alle mie esigenze. È comunque giusto quello che dici, cioè io non posso essere coltivatore a casa di un altro, perché ognuno ha il suo angolo bonsai, il sole sorge in un punto e tramonta in un altro, uno sa durante il giorno dove c'è l'ombra e dove c'è il sole. Io non potrò mai dire a casa di uno devi bagnare a quell'ora là o devi bagnare a un'altra ora, perché è molto difficile coltivare i propri bonsai, soprattutto bagnare i propri bonsai. È un fattore proprio di esperienza che ognuno deve prendersi sulle spalle, e qualche bonsai moriranno sicuramente. E questo fa solo parte del bagaglio del bonsaista. E per ricollegarmi a Stefano, è semplicissimo fare l'impianto di irrigazione, perché con un chiodo per bucare il tubo e una pinza per infilare i suoi pezzettini di collegamento, è veramente una stupidaggine. Grazie Roberto. Prego, prego. Eccomi, sì. Volevo chiedere a Roberto, io il mio caso del mio giardino, fortunatamente ho un'acqua potabile che gira al di sotto dei 100 microsiemens, quindi bagno tranquillamente tutte le piante, anche le azalee, tutte le acidofile, senza avere problemi. Ma da noi abbiamo grossi problemi con chi bagna con i pozzi. Nella vostra zona con i pozzi siete messi? No, bene. I pozzi qua sono tremendi, sono pieni di calcare, Giorgio. Non si può bagnare col pozzo. Assolutamente no. Almeno io tengo un po' di bonsai qui a Pordenone, giusto per averli a casa, per non star fermo, ma l'acqua qua che ho a casa è un disastro, troppo calcare. Io qua a Pordenone appoggio 5-6 pezzi di carbonella sui vasi, e il carbone mi mantiene il pH del terreno in una maniera perfetta. Ogni 40 giorni butto via i pezzi, sostituisco e non c'ho alloni sui vasi. Potevo fare una foto, farvi vedere. Fa da filtro, tu lo appoggi sul terreno, ti fa da filtro. È chiaro che dopo 40 giorni va tolto, perché quello che assorbe dopo lo rilascia. Perciò va tolto e cambiato. Non è la stessa cosa, perché appoggiando il carbone sul terreno, infossando leggermente, ti mantiene il pH del terreno anche, che è molto importante questo. E ti accorgi, quando tu vai a concimare, che tutte le sostanze che tu vai a mettere, la pianta le assorbe.
ci sono vari concimi o quando bagni col concime dentro, dicono, porca miseria, ma come mai questa pianta non parte? Come mai non funziona? Invece io ho riscontrato, è chiaro che io parlo della mia esperienza con la mia acqua di casa, a Pordenone, non ad Aviano, perché la sera ce l'ho a Aviano. A Pordenone io sono costretto a mettere il carbone per regolare il calcare, cioè me lo elimina quasi del tutto. Scusa. Sì. Okay. 3 euro, costa 3,50 euro un sacchetto. Semplice, semplicissimo, solfato di rame, 4 granelli di solfato di rame dentro, oppure se hai dei pezzettini di fili di rame che hai, li butti dentro. Muoiono le uova e non nascono le zanzare, oppure buttaci dentro una carpa. No, capito. La carpa fa le sue cose, così anche l'acqua concimata. È una battuta. Allora, so che esiste in commercio delle pastiglie che si possono mettere dentro sull'acqua che va a eliminare l'impurità, tipo il calcare e altre sostanze. Però bisogna lasciarla 48 ore, depositare l'acqua e dopo puoi bagnare. È la cosa più semplice che uno può fare se ha 10-20 bonsai. Se uno comincia a averne 100, 200... la tinozza aumenta, non serve più farlo a mano, conviene prendere una piccola pompa e bagnare con la pompa, ma la pompa fa girare l'acqua, non bisogna far girare l'acqua, bisogna proprio prendere delicatamente e bagnare pian pianino. Almeno. Roberto, sì Stefano, volevo chiedere, hai mai provato ad acidificare l'acqua con l'aceto, quindi un metodo abbastanza... Sì, funziona, le azalee anche, ma non sempre, sui abeti rossi, l'ho buttato sugli aceri per esempio, anche sugli aceri funziona. Sì, l'aceto è un buon vicolante, io mi sono trovato anche costa poco, è naturale. Funziona. Ok. Sì, perché chiaramente avendo acqua calcarea, il problema è farla prima decantare e poi utilizzare l'aceto o comunque degli acidificanti per poter rendere l'acqua buona. Più dolce, quindi sì, rendere i nutrienti più disponibili per le piante. È un metodo che si può usare per chi chiaramente ha poche piante, ovviamente. Quindi avere un bidone, far decantare l'acqua, prendere l'acqua che ci interessa e fare la dose su quella che è la dose dell'innaffiatoio. Per esempio io non consiglio di acidificare l'intero bidone, perché solitamente dopo un po' di tempo l'aceto tende a andare in putrefazione e puzza incredibilmente. Quindi una volta che prendete l'acqua che vi interessa, acidificate quella quantità e somministratela, poi se mai prendete altra. Sì, può anche acidificarla sul bagnafiore direttamente, che intanto non cambia niente. Sì, esatto. Senza inquinare l'acqua decantata. Certo. Fa una specie di alga, comincia a fare dei fili e dopo un po' marcisce. Sì, e puzza da morire. Provate. Grazie alla domanda. Io volevo capire una cosa, quanti bonsai hai e che acqua usi? Perché io non ho capito, mi sono perso probabilmente l'inizio, non ho capito se hai usato l'acqua di pozzo di Aviano o se invece usi quelli dell'acquedotto. Allora, ad Aviano ci sono due tipi di acqua, c'è quella dell'acquedotto che comunque è molto buona, però è dura anche quella, non come quelle di Pordenone, ma è dura.
Io mi sono allacciata a una rete idrica che si chiama La Canaletta, che viene giù dal lago di Barcis. È un impianto che hanno fatto circa 80 anni fa e viene giù su tutta la pedemontana. E chi vuole si collega a sta canaletta a un costo di 150 euro all'anno, però ha una pressione, è perfetta per i giardini, si può bagnare l'orto, è perfetta per quell'uso lì, non per bere. Quante piante ho? Tante, troppe. Ecco perché ho dovuto fare piante irrigazione. Ti dico più di 500. Non arrivo a starci dietro. Beh, io volevo fare la mia testimonianza per quanto riguarda l'impianto osmosi che mi è stato consigliato. Usando acqua di pozzo, perché io uso acqua di pozzo, ho battuto totalmente il calcare, perché ti dico che l'acqua dell'acquedotto era a 27 gradi francesi, e l'ho fatta verificare da, diciamo, dalla ditta che fornisce, dalla Padania Acque che fornisce, che dà la fornitura, era già a 27 gradi francesi. Io non so, mi immagino che magari quella del pozzo sia anche a 50, e ho completamente abbattuto il problema del calcare, perché prima mi diventava un mattone. E per forza. Non voglio neanche io spendere i capitali, perché pagare l'acqua dell'acquedotto ha un costo, non è del 150 euro, anche perché se dopo la usiamo per farci la doccia, per farci, per bagnare il giardino, perché l'impianto che dici te, alla fin fine, non è molto differente per quanto riguarda il farlo nel giardino, perché i punti di erogazione saranno più piccolini, però cambia poco. Centralina, zone, io ho attaccato tutto sotto il pozzo, quello che riguarda il giardino, e in più mi è stato consigliato da Stefano di mettere questo impianto osmosi, mi è costato qualcosina, mi sono messo giù un barilozzo che ho preso al Bricomen da 300 litri, ho messo dentro una pompettina che mi tira 3 atmosfere e io mi bagno anche a mezzogiorno, in estate soprattutto, le mie piantine, e se sono a casa, io faccio il muratore, se sono a casa a lavorare, nel senso in zona, se sono in zona a lavorare, anche te, bravo. Se sono in zona a lavorare che riesco a venire a casa a mangiare, io le piante le bagno anche a mezzogiorno, se no prima di andare via alle 7 della mattina le bagno e poi le ribagno la sera quando torno a casa alle 8 o giù di lì che il sole è andato giù. Purtroppo anch'io con gli orari e le trasferte faccio un po' fatica a volte. Ecco, io volevo dire questo, mi cambio i filtri una volta all'anno, quello che riguarda la membrana osmotica la cambio ogni 2 anni, perché adesso l'ho fatta l'anno scorso, l'impianto l'ho fatto l'anno scorso perché io avevo i mattoni dentro nei vasi con l'acqua, è un casino, se la facevo con l'acquedotto era un conto, se la facevo col pozzo era un altro, io ho messo due prefiltri lavabili, dopo inizia tutto l'impianto osmotico, sono altri 4 filtri, cioè, potrei berla io quell'acqua lì del pozzo, adesso non l'ho ancora fatta analizzare, ma è limpidissima e non ho più avuto questi problemi. Io porto la mia testimonianza e sono contento di aver fatto questa scelta. Sì, assolutamente, Roberto. Luigi, la condivido anch'io, perché avere un impianto migliora in maniera sostanziale la coltivazione delle nostre piante. Oh, e l'assorbimento dei nutrienti aumenta veramente in maniera vistosa e come tale aumenta anche la capacità di assorbirli da parte delle piante e la loro vigoria aumenta tantissimo, i colori sono nettamente differenti, quindi un impianto d'osmosi se si hanno problemi del genere chiaramente io lo consiglio sempre, ed è una tipologia di acqua che chiaramente rende disponibili molto meglio i microelementi che sono la componente più importante dal punto di vista della nutrizione vegetale, quindi sì, assolutamente sì. Io ho la fortuna qui da me a Bari di non avere un'acqua calcarea, o perlomeno non un'acqua particolarmente calcarea, quindi sono direttamente collegato alla rete idrica comunale che eroga un'acqua ottimale. Infatti io non ho nessun tipo di deposito sui vasi, sui bancali e sulle foglie. Ecco, ma se lo avessi sicuramente opterei per un impianto d'osmosi.
Quindi ecco, buon consiglio. Grazie. Grazie a domanda. C'è una domanda, Roberto, sì, di Marco, che chiede: provato ad acidificare con acido citrico? Acido acitrico? No, non ho mai provato questo. Ok, ti faccio una domanda io. Cosa ne pensi di avere dei depositi di acqua piovana? L'acqua piovana è il massimo. Cioè, come diceva Pierluigi, che lui ha la tinozza da 300 litri, se è aperta prende l'acqua anche piovana, mescolata con l'osmosi, meglio così, se muore. Cioè, sarebbe il massimo avere la tinozza. Ma ripeto, sempre per una quantità di piante, se uno ha 50 piante ha già un bel lavoro bagnarle tutte le sere con la tinozza. Anche se mette una pompetta che porta via comunque un'ora e mezza sicuro a bagnare tutto quanto come si deve. Tacca la pompa, prova, metti, gira, non va. Perché non pesca? Vedete, vado a vedere. Cioè, c'è tutta una serie di problematiche che ho già provato in passato. Perciò sì, l'acqua va benissimo sulla tinozza. Anzi, l'acqua piovana, l'ho detto all'inizio, è perfetta. Il tempo che, esatto, cioè il tempo che non perdi a bagnare, fai qualcos'altro, cioè ottimizzi il tempo praticamente e vai avanti con altre cose. Io avrei è chiaro questo. D'inverno si chiude, io ho due linee che mi fornisce l'erogazione dell'acqua. Ogni linea ho una valvola di sfogo, perciò la apro, chiudo l'acqua, la apro e svuoto l'impianto completamente, perché è importante svuotare l'impianto d'inverno, perché se si ghiaccia, il ghiaccio fa saltare le teste, fa saltare tutto. In primavera, quando riattaccate, vedete il disastro che ha fatto il ghiaccio. Invece, con una valvola di scarico, svuotate l'impianto, svuotate le elettrovalvole e avete risolto i vostri problemi. Le piante che vengono messe sotto in sera fredda vengono bagnate una volta alla settimana nelle ore più calde a mano. Mezzogiorno, luna e mezza, quando c'è più caldo praticamente. Perché questo? Perché dentro in sera da me, quando d'inverno, verso mezzogiorno, ho circa 15-16 gradi in pieno sole. Di conseguenza io abbasso la temperatura e abituo le piante anche a stare al freddo. C'è una domanda di Franco, ho visto che ha alzato la mano, prego. Sì, buonasera a tutti, grazie Roberto per la lezione. Diciamo che la domanda che volevo fare era più riferito alla domanda che aveva fatto Luca per mettere l'aceto nell'acqua. Sì. Diciamo che mettendo l'aceto nell'acqua, no, che aumentiamo il livello di acidità, una volta che abbassiamo ancora di tanto il livello di acidità nell'acqua, non rischiamo di renderla tossica per le piante? No, l'aceto è un prodotto naturale. Sì, no, è naturale. No, allora l'acqua di irrigazione può essere tollerata dalle piante fino ad un pH di 5 più o meno, e da 5 in su, e okay, al di sotto chiaramente si hanno problemi di causticità. Però perfetto, siccome la dose di dimissione dell'aceto per renderla chiaramente a un pH tendenzialmente acido va intorno ai 7 ml per ogni litro d'acqua, quindi 7 ml di aceto, che più o meno corrisponde ad un cucchiaio da cucina. Un cucchiaio da cucina. Più o meno.
per ogni litro d'acqua. Quindi questa è la dose che ti permette di abbassarlo ad un valore intorno a 5-5,5. L'ideale sarebbe quello di avere un'acqua a 6-6,5. Però considerando il fatto che partiamo da un'acqua non trattata chimicamente, quindi un'acqua decantata, i residui di carbonato di calcio, che sono quelli che poi la rendono dura, grazie alla forte acidificazione vengono neutralizzati, e quindi il pH si attesta intorno a 6, grosso modo. Ed è un buon risultato per poter avere una buona acqua di irrigazione. È questo, in maniera più o meno empirica il lavoro che si fa nel momento in cui si ha a disposizione un'acqua particolarmente dura. Ci sono chiaramente gli impianti, tipo quello di cui parlava Pierluigi, probabilmente ha anche la possibilità, il suo impianto, di regolare il valore di pH. Ci sono degli impianti abbastanza, quelli professionali, su cui è possibile calibrare il valore di pH. E quindi, se questo è possibile, si ha un'acqua che è sostanzialmente perfetta per poter irrigare, anche perché ha valore intorno a 6, da 6,5 a 6,5 più o meno, il valore della quantità più che il valore, la percentuale dei microelementi di sciolta aumenta in maniera esponenziale, quindi questo aumenta anche la capacità delle piante di captarli, di assorbirli. Voi pensate, in Giappone, nella zona di Kanuma, dove notoriamente vengono coltivate le più belle azalee, nella zona appunto di Kanuma da cui prende il nome il famoso substrato, l'acqua di cui loro dispongono, che è un'acqua particolarmente acida, perché è una zona particolarmente vulcanica, montana, c'è un'acqua molto 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 tenera, il valore è intorno a 5-5,5, e infatti i substrati hanno le azalee sono particolarmente crescono in maniera incredibile, perché hanno il loro ambiente naturale. Sì, diciamo che l'aceto non è che ti risolva il problema, ti abbassa leggermente il calcare, in modo da poter rendere il terreno perfetto per qualsiasi assorbimento di qualsiasi sostanza. Sì, certo. Diciamo che per avere una roba ottimale, ognuno di noi dovrebbe avere il pHometro in maniera tale da poter misurare il pH. Quando tu verifichi una o due volte all'anno la tua acqua è sufficiente, non è che ogni mese l'acqua cambia, lo fai una volta all'anno, una volta, due volte all'anno, se non hai un impianto osmosi. Ha avuto la fortuna che ci hanno montato l'addolcitore, quindi abbiamo escluso il calcare. Bene. 5.000 euro sono stati sufficienti. Avrai le piante bellissime. Belle e verdi. Grazie alla domanda. Grazie a te. Io spero di aver fatto una lezione gradita e che tutti quanti siete contenti, perlomeno, della mia esperienza. Bene, se non ci sono altre domande, se c'è un'altra domanda, diamo spazio, chiaramente. Altrimenti, io ringrazio Roberto per la sua esperienza e lascio la parola a Stefano per ricordarci la data del prossimo intervento e relatore, chiaramente. Grazie Roberto e grazie a tutti. Io avrei una domanda per Pierluigi. Dovrei fare un getto 6x4, quanto mi fai? Castie. Spessore? 10. Reddito saldata Fiotto. Dai, spendi poco. Ma dove? Lì per fare, devi fare su che cosa? La casetta per appoggiarsi. La casetta per la nipote. Ah beh, 6x8 non è tanto grande, dai, te la cavi con 200 euro da sei a posto. Me lo sono concesso, a mano o con l'autobetoniera? Rigorosamente a mano. Tutto sto imbalto tante. Voglio farmi male fino in fondo. Dai.
Io ringrazio tutti per la pazienza e spero che ho portato un qualcosa in più ai miei sostenitori IBS. Mi sto l'ova, l'ova. Mi sto l'ova, l'ova.